Nella Sicilia sud-orientale, dove la natura fa spettacolo di sé e dove medioevo e barocco si fondono con l'autenticità rurale per creare luoghi unici e strabilianti, sorge Buccheri, uno dei più belli e affascinanti borghi siciliani. Il comune di Buccheri è il comune più alto degli Iblei, collocato a 820 metri sul livello del mare, sorge alle pendici di Monte Lauro e si inserisce all'interno delle tre province della Sicilia orientale. Parliamo di Catania, Siracusa e Ragusa. Terra di antiche origini, vide il succedersi di siculi, greci, romani e bizantini. I ritrovamenti di reperti archeologici testimoniano la presenza degli arabi e dei normanni che colonizzarono il territorio. E quando arrivarono gli arabi, divisero la Sicilia in tre parti, il confine fra il Val Demone e il Val di Noto è appunto Buccheri. Idris diceva che era un punto nevralgico di partizione e un punto di transito che c'è stato fino agli anni 50. Furono proprio gli arabi a fortificare il Monte Tereo. Il castello, che ne occupa la sommità, dominava il paese e controllava il crocevia, fondamentale snodo delle vie di comunicazione. Di quella che fu la più formidabile fortezza del Val di Noto, rimangono importanti resti. Dal pendio del castello, il paese si espanse lungo il declivio meridionale con la fondazione della chiesa di Sant'Antonio. Posta in posizione dominante, al culmine di una scenografica scalinata, si presenta oggi maestosa con la sua elegante e imponente facciata a colonne con torre campanaria. È una chiesa a pianta basilicale, quindi a tre navate, la navata insomma centrale e quelle laterali, sormontate insomma dalle colonne che riprendono un po' il fondamento della chiesa, quindi rappresentano i 12 apostoli, e qui su questa chiesa sormontate anche da questi stucchi del gianforte che ripropongono l'immagine e i nomi dei dodici apostoli. Al di là veramente della bellezza delle tele, degli altari laterali, senza dubbio merita un'attenzione particolare la tela della pala d'altare centrale, l'estasi di Sant'Antonio Abate e la tela d'altare della cappella di San Vito, entrambe del Borremans, Guglielmo Borremans, pittore fiammingo. Di notevole pregio, nella Cappella dell'Immacolata Concezione, è il paliotto dell'altare risalente al tardo Cinquecento, costituito da una lastra di marmo su cui sono rappresentate scene bibliche. Stradine scoscese e vicoli, in cui il sole ammicca a case di pietra e illumina antichi e silenziosi sentieri, fanno di questo grazioso borgo una fucina di civiltà, approdo di popoli e storia. Abbiamo delle forti interferenze da parte proprio del barocco o delle zone naturalistiche di alto pregio, come per esempio Valle dell'Anapo Pantalica, che fanno di questa zona una delle zone più vocate e una delle zone più ricche in termini di beni UNESCO. Quindi è un territorio molto molto bello, molto affascinante da visitare. Splendido esempio di barocco siciliano è la chiesa di Santa Maria Maddalena, la cui facciata si deve all'architetto buccherese Michelangelo Di Giacomo, che vi lavorò fino al 1750. All'interno si può ammirare uno dei capolavori di Antonello Gangini, la statua della Maddalena, datata 1508, collocata su un altare di marmi policromi. La terza chiesa maggiore è la chiesa madre dedicata a Sant'Ambrogio, la cui facciata, dalle linee sobrie e raffinate, accoglie il viandante in piazza Matrice. È tra le verdi vallate e i prati costellati di ulivi secolari che si trova un esempio d'arte gotica, gioiello svevo del XII secolo, la chiesa di Sant'Andrea. La chiesa di Sant'Andrea si pensa costruita da Federico II nel 1225 e ha i suoi pregi, perché è stata fatta oltre allo scopo religioso, quindi di restaurazione, periodo che si passava
tra la religione musulmana e il cristianesimo, ma è stato l'ultimo avamposto templare di quest'area. Ha una base di architettura romanica, poi man mano viene cambiato lo stile architettonico e nella navata gli archi acuti e l'ingresso a una struttura tipicamente cistercense. In contrada Sant'Andrea, nei terreni attorno alla chiesa federiciana, gli uliveti plurisecolari arricchiscono il paesaggio e lo rendono unico nel suo genere. Non è un caso che il borgo di Buccheri sia diventato la capitale mondiale dell'olio extravergine. Ha una forte vocazione agricola, al punto che nel 2015 il comune di Buccheri è stato insignito del titolo di capitale mondiale dell'olio extravergine di qualità. Abbiamo degli uliveti che producono un ottimo olio monocultivar di tonda Iblea, che è una coltura prettamente specifica delle nostre zone dell'areale Iblea. Il successo del marchio Buccheri è legato anche ai prodotti enogastronomici, tanto da aggiudicarsi il primo premio mondiale come miglior destinazione culinaria. I piatti tipici, genuini e ricchi dei ristoranti di Buccheri sorprendono per profumo e sapore, connubio di maestria e tradizione. Buccheri è un villaggio turistico all'aperto, in cui il visitatore può godere dell'aria pura di montagna circondato dalla più ampia concentrazione di boschi di tutta la provincia di Siracusa. Tutto ciò connota il borgo come oasi di benessere dalla forte vocazione naturalistica. Gli amanti dell'avventura potranno immergersi in un'esperienza unica nel Parco Allario, unico parco avventura degli Iblei e grande volano di sviluppo della comunità buccherese. L'idea è venuta circa 12 anni fa, essendo di Buccheri siamo cresciuti in questo bosco, però in quel periodo era molto abbandonato in balia dei vandali e quindi ci è venuta un'idea di fare qualcosa per Buccheri e per rivalutare un posto così bello che era abbandonato. Abbiamo iniziato con 4 percorsi, ora ne abbiamo 10, più l'area dei bambini che è unica nel suo genere in quanto tutte le casette e quello che vedete in legno lo facciamo noi e quindi non lo potete trovare da altre parti. C'è del personale qualificato, affittiamo delle attrezzature di sicurezza e dopo averle fatte indossare ai clienti viene fatto un briefing, viene fatto spiegare come funziona, dopodiché vanno liberi sui percorsi sempre con la supervisione del personale che se hanno bisogno vengono aiutati. E abbiamo anche un'area ristoro. Il sorprendente successo del borgo si deve a un'economia legata al turismo, natura, enogastronomia e importanti manifestazioni. Il comune durante l'anno investe molto su degli eventi specifici che raccontano peraltro la storia del nostro territorio, che sono eventi veramente collocati nel periodo storico in cui Buccheri nacque. Parliamo di un paese prettamente medievale, quindi ci sono manifestazioni che rievocano quelle tradizioni. Nel sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena si tiene la cena in bianco, uno degli eventi più suggestivi del borgo. E insieme all'associazione GEA abbiamo deciso di organizzare durante il mese di agosto, quindi in estate, un evento che è la cena in bianco, che è una cena ecologica che nasce proprio per far conoscere i luoghi più belli del nostro paese. Una caratteristica della cena in bianco è proprio seguire le 5 E, che sono estetica, etica, educazione, ecologia e eleganza. E queste 5 rappresentano proprio la cena in sé, perché è una cena dove non assolutamente non può essere usata né plastica né carta. È una cena elegante dove ogni singola persona che partecipa, oltre a godere della bellezza del luogo, ha la possibilità di rivivere e usare tutto ciò che sono le porcellane, i candelabri e tutto ciò che di elegante ognuno ha in casa. Buccheri è un luogo del cuore, da cui vai via ad occhi chiusi per non lasciar sfuggire immagini, bellezza e profumi. Un luogo in cui il presente riesce in modo brillante a stare al passo con le sue straordinarie origini.